Ora si registrerà la conferenza. Buongiorno a tutti, io sono Andrea Pasotti in CSMT, sono responsabile del Centro di Competenza Innovazione Gestionale e Lean Management e nell'incontro di oggi farò da moderatore, introdurrò gli ospiti e condurrò il filo del discorso. Quindi potete fare riferimento a me per fare domande, sapete che potete o farle pubblicamente nella chat oppure indirizzarle privatamente a me con un'opzione specifica, sarò io poi a porle ai nostri ospiti che vi introduco fra un attimo. Quindi ricapitoliamo che cos'è Officina Liberty. Officina Liberty è una sede distaccata di CSMT locata a Gardone Valtrompia in provincia di Brescia, qua vedete una foto, quindi è uno spazio anche fisico, ma soprattutto è un luogo dove le aziende utilizzatrici e interessate a progetti di innovazione incontrano tramite appunto CSMT, che ha tra i vari obiettivi posti nella nostra strategia aziendale, nella nostra mission, scusate, aziendale, quello di mettere in comunicazione i beneficiari e i fornitori di progetti di innovazione. Noi stessi, per i nostri clienti, portiamo avanti progetti di innovazione su vari temi. Quindi Officina Liberty vuole essere anche un centro di eccellenza dove ci si contamina e nel senso più alto del termine, si sviluppano o si dà l'avvio a progetti di innovazione principalmente basati sulle tecnologie della digitalizzazione, ma non solo, e dove si può fare anche working. Oggi ad esempio è un momento, diciamo, divulgativo formativo dove tratteremo la pianificazione capacità finita portata avanti con strumenti ICT. E oggi parleremo di questo. Tra i soci fondatori di Officina Liberty, oltre a CSMT, annoveriamo il comune di Gardone Valtrompia, l'associazione industriale bresciana, l'università di studi di Brescia, che ringraziamo. I patrocinatori sono l'associazione artigiani, la camera del commercio di Brescia e il consorzio dei produttori di armi della Valtrompia. Ci focalizziamo specificamente su queste tematiche, ma non solo, quindi manteniamo anche le tematiche classiche di Lean, di ingegneria gestionale, di automazione industriale e di project funding che classicamente da anni portiamo avanti in CSMT. Il centro, la sede distaccata a Gardone Valtrompia vicino a Liberty, si occupa specificamente di industrial IoT, blockchain, materiali, economia circolare, in generale sostenibilità aziendale del prodotto processo e dell'intelligenza artificiale, che sono temi che con i nostri soci fondatori e gli sponsor e sostenitori abbiamo valutato essere più interessanti. Cosa facciamo nello specifico? Avendo anche a disposizione spazi fisici, i nostri partner e gli associati possono trovarsi in sessione di co-working con i propri clienti. O con noi o con i propri collaboratori per portare avanti progetti o incontri di sviluppo. Sviluppiamo e qualche volta quando si verificano le condizioni ci appoggiamo anche a bandi di finanziamento a livello europeo, quindi riguarda a livello regionale, che sostengono su certe aree tematiche lo sviluppo e l'innovazione fatta in azienda, e teniamo anche corsi, eventi come quello di oggi, anche in formato esperienziale, quindi con l'ausilio di game, che più di tante slide raccontate di lezioni frontali ci consentono di trasmettere e far rimanere i concetti nei partecipanti che aderiscono alle nostre iniziative. Qua trovate gli sponsor e i sostenitori di Officina Liberty, riconoscete alcune note aziende bresciane, ma anche non bresciane, che più di altre hanno sposato l'iniziativa e quindi sono proprio parte attiva negli obiettivi di Officina Liberty. Passerei adesso la parola
No, scusate, il controllo dello schermo, Matteo, tu sai, hai già il controllo dello schermo, entrerei nel vivo del tema di oggi. Matteo, dammi cenno, ok, perfetto, quindi funziona già. Vi introduco i nostri ospiti. Se puoi andare sul titolo, Matteo, così stiamo sulla prima slide. Quindi oggi ci occupiamo di digitalizzazione della produzione con un focus specifico della pianificazione a capacità finita realizzata tramite uno strumento specifico che è il software di GP Progetti, che come avete visto prima figura tra i soci sostenitori di Officina Liberty e quindi ci consente di capire attraverso un caso reale che Rifora Master Batches, che è un'azienda che si presenterà fra poco nella provincia di Brescia, ci consente appunto di capire nella pratica operativa che cosa vuol dire utilizzare l'intelligenza artificiale nella vita quotidiana, avendo anche benefici di costo soprattutto e di servizio al cliente. Quindi vi introduco Matteo, i nostri ospiti sono il dottor Alberto Cervati, che è il team manager di Rifora Master Batches, il dottor Riccardo Salamina, che è il Deputy Production Manager di Rifra Master Batches, sempre, e il dottor Matteo Sghizzardi, che si occupa di Business Development all'interno di GP Progetti. Se volete fare un giro di presentazione, prendete pure la parola. Un saluto veloce. Prego. Buongiorno a tutti, Io intanto sono grazie di... Riccardo, sono il team manager di Rifra Master Batches e in parte c'è il mio collega Riccardo Santi. Buongiorno a Inizierei, tutti, io Matteo. sono Prego. Matteo Ghizzardi e mi occupo appunto dello sviluppo commerciale di GP Progetti. Grazie per essere qui oggi, per partecipare, in particolare grazie ad Alberto Cervati e a Riccardo Salamina per la loro disponibilità nel raccontarci la loro esperienza. Entrerei nel vivo di questo che non è tanto, sicuramente non è un corso, è un webinar, ma è un webinar operativo, quindi non sarà un momento specificamente formativo. Vi invito comunque anche a farmi cenno per approfondimenti sulla realtà aziendale di Rifra o sullo strumento informativo che andremo a esaminare nella giornata di oggi, in modo tale che funzioni il tutto come un discorso univoco. Io partirei col dottor Cervati, ci può introdurre la realtà di Rifra, di cosa vi occupate e qual è il vostro modello di business e come vi ponete sul mercato. Come potete vedere, Rifra, dalla slide, è un'azienda nata 42 anni fa e si è specializzata nella produzione di master batch colore additivi in complex. Che cosa vuol dire? Noi facciamo un insieme di resine, pigmenti, additivazioni per rispondere a delle normative, come qualcosa messo per esempio l'antifiamma, fino ad arrivare alla produzione, diciamo, che sono dei prodotti nelle quali l'additivazione è compresa in maniera plurima, quindi ci sono più tipologie di additivi. Rifra ha un fatturato che si attesta sui 23 milioni di euro l'anno scorso, con una buona percentuale pari a circa 4 milioni e 200 mila sull'estero. È un'azienda che si sta imponendo dopo anni ancora sul panorama italiano, anche perché ci difendiamo bene, ci presenti anche in altri paesi come Russia, Egitto, Arabia. Grosso modo l'azienda ha avuto modo di rinnovarsi anche nella sua veste, diciamo, nella sede, abbiamo costruito una sede nuova qualche anno fa che si aggancia allo stabile vecchio, la parte di produzione è per ora tutta qua, anche se in realtà abbiamo da poco, e verrà comunicato al mercato, fatto un'operazione con la nostra consociata che opera sempre in Italia, con una specificità diversa, ma sempre a livello di produzione di Ok, grazie. Se
Master Batches non è un termine comune, quindi chiederei al Mari, non è molto noto, non è come dire maratottone o dispositivo elettronico. E dottor Salamina, ci può introdurre un processo produttivo che avete al vostro interno o per i nostri ospiti, identificandone le specificità e le peculiarità? Buongiorno a tutti. Sentite? Scusate, scusate se Non vi si sente interrompo. bene comunque. No, non si sente per niente bene. Quindi, Esatto. Rifra, per favore, dovete attivarvi a livello tecnico per avere cuffia e microfono, ognuno Mi una sentite cuffia e adesso? microfono. Sì. Ok, Perfetto, grazie. perfetto, perfetto, perfetto. Allora, per rispondere in breve alla domanda, insomma, dare una spiegazione prima di tutto di cos'è il master, che forse a non tutti è noto. Noi, come diceva prima il mio collega Cervati, andiamo a produrre questo master in diverse tipologie di prodotto. Master colorato, che poi andrà in additivazione per andare a colorare poi il pezzo finito del nostro cliente. Master additivato, quindi con dell'additivazione che servirà per migliorare il processo del nostro cliente o risolvere alcuni problemi che comunque possiamo riscontrare nei classici processi di soffiaggio, di stampaggio, di film e via dicendo. E poi abbiamo anche il complex che è un master che ha entrambe le caratteristiche. Può essere colorato, quindi dà del colore al prodotto finito e in più ha un'additivazione e quindi lo rende, come si spiegava prima, un prodotto poi che garantisce uno status all'FR, all'anti-UV e tutto il resto. Il nostro processo alla fine è un processo di trasformazione di materia prima, quindi il processo che noi troviamo qui in Rifra è un processo di estrusione dove vengono generate delle ricette composte da una serie di materie prime. Queste materie prime, in una prima fase, vengono mixate all'interno di turbo mixer, dove si genera proprio la miscela che poi verrà caricata direttamente all'interno dell'estrusore. All'interno dell'estrusore, ovviamente, tutti questi componenti sottoposti a stress meccanico dato dalle viti dell'estrusore stesso e dalla temperatura delle varie zone dell'estrusore andranno a miscelarsi e fino ad arrivare alla testa dell'estrusore dove uscirà il nostro prodotto finito che verrà poi tagliato con varie tecnologie in base quindi al prodotto e poi alla fine stoccato ed insaccato per poi essere portato nei nostri magazzini. Questo è il processo che noi abbiamo in Rifra. In Rifra ad oggi abbiamo 11 linee, ok? Queste linee sono divise in base, come possiamo vedere dalla slide, da il batch produttivo, che batch minimo produttivo che queste vanno a produrre e in base anche al tipo di prodotto, al colore di prodotto che noi andremo a produrre. Questo ovviamente poi vedremo nel susseguirsi di questo web seminar, è stato fatto proprio per andare a efficientare quello che è il setup, quello che è la pulizia, quello che è il rischio di inquinamento che noi potremmo avere da un passaggio di produzione all'altro. Ecco, questi in grandi parole diciamo è quello che noi oggi in Rifra dal punto di vista produttivo facciamo. Come si può vedere anche da questa slide, abbiamo la possibilità di avere delle macchine con dei batch produttivi molto limitati, fino ad arrivare a un batch produttivo che, parlando di master, è abbastanza, diciamo, abbastanza corposo. Ecco, questo è quello che oggi noi facciamo. Quindi il cliente tipico che avete, che azienda, che settori copre? Ad oggi diciamo che noi copriamo molteplici settori,
che possono andare da quello dell'automotive ai casalinghi, alla cosmetica, al food packaging, ai giocattoli, al medicale, all'edilizia, al tessile. Abbiamo uno spettro davvero ampio di clienti, ok? E questo quindi comporta, ad avere praticamente una produzione make to order, ok? L'85% dei nostri prodotti viene prodotto praticamente su commessa, proprio per il fatto che tutti i nostri clienti chiedono delle specifiche anche diverse, sia di collaudo che di performance del prodotto. Però ecco, questi sono un po' tutti i settori che noi andiamo a coprire oggi con i nostri prodotti. Quindi immagino che ci saranno esigenze diverse, clienti più esigenti, premesso Esatto, la qualità del esatto. prodotto che è data sottointesa, come avviene spesso, saranno clienti che vi chiedono una risposta molto rapida, alcuni che avranno tempi più lunghi e voi dovete armonizzare il Esatto, tutto. esatto, esatto. Questa è proprio la situazione che dobbiamo affrontare giorno per giorno. Esatto, che è il modo di risposta, diciamo, tipico nostro delle PMI italiane, sempre flessibili, ad ogni costo, si dice, però magari non ad ogni costo, quindi a un costo Esatto, qualsiasi, al costo ottimo. Quindi esatto, esatto. direi che, perché poi il cliente ha sempre ragione, è una frase che dicono, abbiamo inventato un cliente. Ovviamente ci credo abbastanza. Però adesso allora, entriamo nel merito, quindi qualche anno fa avete deciso di intraprendere questo percorso di digitalizzazione che vi ha portato dei benefici. E quindi, dottor Cervati, ci può dire da dove ha preso le mosse, quali sono stati i desideri, se è stato tirato dal mercato, se è un desiderio che avete maturato voi dall'interno, o magari un'esigenza per avere un vantaggio competitivo in più rispetto ai vostri concorrenti? Beh, sicuramente un mix di tutti questi fattori, perché andare a digitalizzare vuol dire comunque sopportare dei costi e sopportare dei costi senza poi avere dei vantaggi, insomma, si rivela un investimento un po' perdente. Noi avevamo comunque questa esigenza, come descritto nella slide, di ottenere una gestione più strutturata e veloce delle informazioni che girano attorno alla produzione. Perché? Perché comunque la nostra realtà veniva da uno storico dove tutto era, come quasi sempre, gestito a mano, c'erano i fogli che giravano in produzione, la pianificazione prima del foglio che andava in produzione veniva fatta assolutamente a mano. Per un lavoro come il nostro, dove comunque abbiamo dei vincoli importanti, noi abbiamo una produzione che è sequenza colore dipendente, è chiaro che vuol dire faccio un colore, ho un setup di un certo tipo, quindi mi costa un certo numero di euro, parlando molto chiaramente. Se poi dopo questa produzione ne faccio un'altra, cambio completamente colore, cambio il carrier che è la resina di supporto su quale faccio il prodotto, ho tutt'altro costo di setup. Quindi è chiaro che tutto questo insieme di ragionamenti, che poi alla fine non sono neanche una matrice, probabilmente sono un cubo, dovevano essere fatti a livello di testa del responsabile di produzione. Quindi questo era sì agevole da un certo punto di vista, perché poi quando una persona, come capita spesso nelle realtà produttive del PMI, fa questo lavoro per anni, riesce a gestirlo pienamente, però è vero anche che se c'è la possibilità di andare a efficientare comunque il lavoro della persona e conseguentemente cercare di efficientare anche un intero reparto come la produzione e di conseguenza poi tutto quello che va dietro alla produzione, perché non affrontare un progetto di questo tipo? Lì è stato evidenziato, che c'è stata un'eliminazione di una stampa quotidiana della situazione degli ordini, perché, quanto detto poco fa, quindi veniva effettivamente, più volte durante la giornata effettuata questa stampa degli ordini per cercare di capire quale fosse la sequenza migliore per andare a impattare il meno possibile sui costi, come lei diceva prima, ad ogni costo sì, però al costo giusto, no? Quindi la digitalizzazione aiuta anche a trovare il costo giusto. Non ultimo, sicuramente una necessità di abbattere significativamente i tempi per una schedulazione in linea con l'efficientamento della produzione. Cioè io elimino anche dei buffer a lato linea perché so già in precedenza che cosa produco, che cosa andrò a produrre successivamente, e partono tutta una serie di ragionamenti che poi vedremo più in là nel webinar, sfociano anche nella gestione
sempre digitale di altre fattispecie di processi di RIFRA. Perfetto, quindi già avevate sentore o dimostrazione che la leva digitale era ciò che faceva al caso vostro, probabilmente. Assolutamente sì, è chiaro che il processo deve essere portato avanti con cognizione di causa, perché io dico sempre l'informazione è utile, gestire l'informazione ha un costo, non è gratis, e quindi deve essere fatta anche con l'ausilio di strumenti che ti aiutino a trovare, torno sempre lì, quel famoso costo corretto. Esatto, quindi l'informatica è molto bella, però non bisogna fare una cosa perché è bella o perché va di moda, c'è comunque esatto, da fare una valutazione di sostenibilità, di ritorno dell'investimento. Assolutamente. Comunque è un po' più difficile da fare in informatica, perché magari i ritorni sono intangibili, il risparmio del tempo delle persone quando vado ad automatizzare non è una macchina che ha una cadenza superiore, e questo potrebbe essere facilmente misurato, ma è una produttività che è latente, che magari non è misurata in modo corretto. E quindi esatto, voi avete deciso di intraprendere questo progetto, e quindi avete scelto poi come partner il GP Progetti. Sì, corretto. Matteo, ci vuoi introdurre anche tu la tua azienda? Specificamente nell'ambito dei sistemi informativi e anche dove, in che direzione state puntando nei prossimi anni, visto che comunque sì, la leva digitale adesso, direi, lasciatemi dire, lo sanno anche i sassi, l'hanno capito anche i sassi che è importante intraprenderla, però comunque è un terreno che va ancora dimostrato, esemplificato e spinto, e il webinar anche di oggi va in questa direzione. Prego. Sì, allora, GP Progetti è una realtà fondata dall'ingegner Guiz, il nostro titolare, nel 1993, quindi da 27 anni noi ci occupiamo di processi aziendali legati esclusivamente al mondo della produzione. Siamo una software house che ha scelto di creare un prodotto appunto verticalizzato sul mondo produzione, e quindi la nostra soluzione è integrabile, come abbiamo naturalmente fatto anche nell'esperienza di RIFRA, integrabile con qualsiasi sistema ERP. Qual è la sfida di GP Progetti? Quella di aver sviluppato un prodotto, la suite NX, che è un prodotto standard, per cui ad oggi noi abbiamo un parco clienti ampio e variegato, dove noi riusciamo ad installare la nostra suite mediante configurazione. Questo è molto importante, come potranno testimoniare anche Alberto Cervati e Riccardo Salamina, perché mediante la configurazione del sistema noi riusciamo a rispondere a delle esigenze, delle peculiarità specifiche delle diverse aziende. Quindi, quali sono le nostre sfere di competenza? Oggi parliamo di pianificazione capacità finita, e poi volentieri faremo anche un approfondimento sulle funzionalità specifiche di questo modulo, ma completiamo la soluzione a 360 gradi per tutto il mondo produttivo, per cui oltre a pianificazione a capacità finita e la gestione di un MRP2 dinamico integrato, gestiamo tutta una parte di MES e interconnessione, gestione qualità, tracciabilità, gestione della manutenzione e analisi dei dati. Mi chiedevi prima dove stiamo andando, noi quindi veniamo da lontano, da molto prima che nascesse Industria 4.0, e dove stiamo andando? Stiamo andando comunque ad ampliare sempre di più la nostra proposta, rendendola sempre tecnologicamente avanzata e innovativa, e quindi stiamo andando anche ad integrare tutta una serie di processi di intelligenza artificiale e di machine learning alla nostra suite, per fare in modo che essa possa apprendere, diciamo, da tutti i dati che noi raccogliamo e processiamo abitualmente. Quindi ennesima dimostrazione che non parliamo di cose nuove. Al di là che l'anno di fondazione, io ero già nato nel 93, non ero grandissimo, ero grandicello, però sono cose che vanno a velocità diverse rispetto
diciamo il mondo, tra il mondo industriale, diciamo il mondo privato. L'informatica ha permeato molto più rapidamente il mondo privato, tutti siamo connessi, siamo monitorati, spiati più o meno in modo consensuale, ma l'informatica fa parte della vita quotidiana. L'industria ci sta arrivando adesso, quindi meno male che è così. Tu hai detto una frase importante prima riguardo all'intelligenza artificiale, e bene che sia così, tutto sommato. Quindi adesso entrerei un po' più nel merito allora del problema di pianificazione di Rifra. Quali sono le difficoltà? Perché pianificazione vuol dire diciamo, soddisfare le esigenze del cliente con le caratteristiche di flessibilità, di puntualità oppure anche di rapidità che il mercato ormai globalizzato sembra una frase fatta, un epitaffio, quasi tanti anni che lo sento anch'io, ma è sempre più vero in settori anche che magari sono più distanti da quelli classici, da quelli di largo consumo, quindi anche produzioni per processo come la vostra stanno sempre più assomigliando a un negozio dove il cliente si aspetta di trovare tutto subito, dà per scontato la rispondenza ai requisiti del prodotto e ovviamente non è conoscitore del problema specifico di pianificazione. Quindi Salamina ci può dire esattamente qual è la difficoltà, il cruccio che la vostra produzione presenta e che è stato quindi poi risolto allora con l'intelligenza artificiale. Sì, sicuramente, come è stato detto, ovviamente la data di consegna oggi sta diventando veramente, anche per un'azienda come la nostra, che possiamo dire fa una produzione abbastanza customizzata per cliente, una cosa molto importante, quindi è un paletto da rispettare, come penso per tanti altri, ovviamente. Però diciamo che qua in Rifra, penso che la peculiarità, proprio diversa che abbiamo dovuto gestire insieme a GP fosse proprio quella colorimetrica. Quella colorimetrica perché è difficile da gestire, diciamo, con uno standard. Ed è proprio questo che abbiamo chiesto a GP in questo nostro progetto. Quindi sicuramente il colore è stata la base di partenza per questo progetto, ok? Quindi riuscire a trovare la giusta sequenza colorimetrica, perché poi per noi questo diventa davvero il setup più importante da rispettare, sia per avere dei setup, come dicevamo prima, di costi sostenibili, e soprattutto anche perché nel nostro settore il fatto del, torno a quello che ho detto anche prima, dell'inquinamento diventa molto importante e quindi da tenere sotto controllo. Sicuramente questo è stato il primo passo che siamo andati a portare avanti con GP. Il secondo sicuramente è la gestione del carrier, perché Rifra, oltre ad avere una customizzazione sul colore, poi processa diversi tipi di carrier e quindi i supporti che a loro volta portano il colore o l'additivo. Una volta inserito il carrier, un'altra cosa che noi abbiamo deciso di tenere sotto controllo, proprio per il fatto che lavoriamo con nostri clienti che hanno delle richieste food, il fatto di riuscire ad avere anche sotto controllo questa variabile. Cosa vuol dire? Nel cambio produzione tra no food e food, noi dobbiamo avere, diciamo, un setup diverso rispetto al classico no food su no food o food su food. Perché? Perché ovviamente non dobbiamo avere delle tracce di materiale no food nel food. Questo comporta anche che durante una schedulazione questa variabile venga tenuta sotto controllo per riuscire ad efficientare al massimo questo tipo di setup. Ecco, questi sono i paletti che noi abbiamo impostato all'interno del nostro schedulatore per poi avere un efficientamento della schedulazione, cosa che se noi proviamo a pensare di fare diciamo proprio a livello
non automatico, ok, in maniera manuale, ci deve star dietro una conoscenza prima di tutto totale delle materie prime, del prodotto e veramente di come sequenziare una macchina, cosa che fino ad oggi, come diceva Alberto, è legata alle persone, è legata ad una persona che è storica e quindi è riuscita a portare avanti questa cosa in maniera, diciamo, anche corretta. Diciamo che con questo nuovo sistema, ovviamente, anche il know-how di persona è diventato un know-how d'azienda, ok? Perché grazie a questo algoritmo riusciamo a sequenziare in maniera efficiente la produzione, anche se ovviamente qualcuno non conosce perfettamente quali sono le materie prime che entrano all'interno delle nostre ricette, essendo molteplici, perché abbiamo prodotti veramente diversi l'uno dall'altro ed è veramente difficile riuscire a ricordare, ok, e a tenere all'interno della testa tutte queste cose qua. Quindi il fatto per me di avere portato la cosa in questi termini ha prodotto anche del know-how aziendale, oltre che tutto quell'efficientamento che abbiamo per quanto riguarda proprio l'operazione di schedulazione. Il problema principale è il cambio prodotto. Siete una coloreria con standard di sistemi sanitari, di ospedali, di aziende food, quindi no contaminazione, esatto, tra materiali e anche tra colori diversi. Quindi avete il problema, esatto, appunto del colorificio, perché allora da qua traspare che i lotti grandi sono proprio spariti. Non ci sono, e non riuscite a dedicare i macchinari. Ne sono rimasti pochi, diciamo. Ne sono rimasti pochi. Esatto. Diciamo, il modo più semplice, più diciamo anche ruspante di risolvere il problema è quello di dedicare le macchine. Però uno non è che può fare una macchina per ogni cliente e effettuare solo i lavaggi. Ovviamente, se il lotto è grande, al di là che il costo unitario diminuisce, ci sono delle continuità. Immagino che la vostra produzione dopo il setup abbia la classica fase di messa a punto, dopo che la macchina, certo, è regolata e nessuno più la tocchi. Esatto. Quando Maria arriva a regime devi subito cambiare prodotto, quindi sei sempre lì a cambiare e a fare questo tipo di cose. Ovviamente è un problema che non si può, salvo in casi particolari che non è il vostro, piccoli, risolvere a mente. Quindi il problema della pianificazione, lo dico sempre, di per sé non è raccontato, non è difficile. Devo produrre in tempo rispettando la mia capacità produttiva e saturando bene i macchinari. Peccato che le combinazioni sono tante, equivale a scassinare una cassaforte provando tutte le combinazioni, moltiplicata per ogni macchina che abbiamo. Quindi sono proibitive queste cose. E quindi mi rivolgo a Matteo Ghizzardi. Quando si affrontano questi diciamo progetti di informatizzazione, c'è sempre anche qua il solito dubbio lecito, sacrosanto, di capire qual è il confine fra standardizzazione e personalizzazione. E anche qua ci sono le diciamo così, le filosofie di pensiero, i partiti politici delle varie soluzioni. C'è chi è per una personalizzazione spinta, perché io sono diverso dagli altri e quindi mi devi fare l'algoritmo, il software che è su misura, e perché c'è chi dice no, la soluzione deve essere standard, ma come faccio poi a inglobare le peculiarità in una soluzione che vuole essere standard, però deve soddisfare le mie esigenze. Quindi il confine tra personalizzazione e caos è anche tante volte molto labile. Quindi come avete fatto, visto che l'hai detto prima, lo strumento che voi avete costruito nei vari anni vuole essere un qualcosa di standard, ad affrontare un problema che non è peculiare di RIFRA in quanto tale, i problemi e setup dipendenti dai setup, dalla sequenza, che immagino adesso Salamina non l'ha detto, ma penso sarà così, che in funzione della sequenza dei colori anche i tempi di setup cambiano. Passare dal bianco al nero non è come passare dal nero al bianco, e quindi non puoi anche dire che ogni setup dura 30 minuti, 2 ore costante, quindi c'è anche una
un riflesso sulle performance in funzione della sequenza dei colori, al di là degli standard comunque di cambio, di pulizia che si devono avere. E questo ha in primis un impatto molto forte sulla saturazione dei macchinari. Quindi, Matteo, com'è stato possibile che una soluzione standard si sia armonizzata con un problema abbastanza particolare, che è quello di Rifra? Allora, come vedremo poi, abbiamo lavorato molto sulla metodologia di implementazione del nostro sistema. Diciamo che il sistema appunto standard a cui facevo riferimento prima e che ora con un'ardua sfida cercherò di presentarvi in pochissimo con questa slide, tanto per darvi un riferimento. Cerca di mettere nelle mani dell'utente che pianifica tutte le informazioni, quindi dove sta la configurabilità del sistema, proprio nel riuscire a configurare l'algoritmo di ottimizzazione del nostro scheduratore in base alle regole e ai vincoli specifici del cliente, andando quindi ad ottimizzare i parametri produttivi di riferimento. In particolare, vi do un breve cenno dello strumento di pianificazione. È un Gantt, quindi sulla sinistra abbiamo l'elenco delle nostre risorse distribuite su un calendario. Vediamo che la grafica aiuta molto l'utente che pianifica, per cui la gestione dei colori a cui faceva riferimento prima, per esempio, Riccardo Salamina, oltre ad essere gestita nativamente all'interno dell'algoritmo per l'ottimizzazione delle sequenze, è gestita sul piano di produzione, quindi sul Gantt, anche in maniera grafica. Inoltre, andiamo a gestire direttamente, sempre sul Gantt, la segnalazione delle criticità, sia per la disponibilità della materia prima che delle attrezzature in generale, oppure del carrier, come dicevamo prima, e andiamo a segnalare direttamente quindi sul piano di produzione eventuali inefficienze. All'interno della produzione poi vengono gestiti tutti quei link e tutte quelle criticità che ad oggi, come dicevamo prima, sono demandate in diverse aziende all'esperienza del pianificatore, e si va a centralizzare così il know-how. Come dicevo, come si fa a configurare questo strumento di azienda in azienda? Dicevo prima, GP Progetti ha 27 anni di storia e un parco clienti variegato. Lo facciamo attraverso la metodologia che poi vi illustrerò, quindi uno studio dei processi, un documento di analisi e una validazione dei processi anche con una prova operativa poi dello strumento, insomma, e una fase volendo anche di prototipo dove si possono andare a validare i diversi processi. Quindi avete personalizzato, avete sviluppato qualcosa ad hoc per Rifra o siete riusciti comunque, al di là comunque di rimanere nell'ambito del diagramma di Gantt, quello ci mancherebbe sì, e quindi anche lo strumento vostro poi è cresciuto. Allora, il nostro strumento cresce in virtù del fatto appunto che noi riconduciamo sempre le diverse peculiarità all'interno del nostro prodotto standard. Questo ci permette e permette anche a Rifra stessa, per esempio, di poter contare sul fatto che il sistema fa proprio quello che serve a loro, nel modo che serve a loro, ma senza aver dovuto scrivere un software personalizzato per loro. Questo è molto vantaggioso dal punto di vista dell'assistenza, della manutenzione e delle nuove release del prodotto. Per cui, entrando nello specifico di Rifra, quello che abbiamo fatto è stato sviluppare sì un algoritmo di ottimizzazione della sequenza appunto dei colori, che era quello a cui faceva riferimento prima Riccardo Salamina, per fare in modo di andare a ridurre drasticamente e ad ottimizzare la valutazione della sequenza da parte dell'utente. Quindi qualche cosa è stato, diciamo, siete cresciuti anche come GP Progetti con questa nuova funzionalità che può dare aiuto ad aziende che similmente hanno questo tipo di problema. Quindi avete sintonizzato come il tecnico radio con le varie manopole
dove si poteva, dove questo dove lo strumento poteva performare di più, avete implementato l'algoritmo che serviva. Quindi immagino che ci sarà stato un progetto pilota, una validazione. Come è avvenuto questo passaggio? Che comunque Rifra, anche prima della digitalizzazione, questo problema ce l'aveva. Quindi volevo chiedere a Cervati se avete anche avuto modo di misurare i miglioramenti, che sicuramente saranno stati quantomeno uno sgravio mentale per chi dovesse prima comunque ottimizzare questo problema in azienda, o ci sono anche stati dei benefici indotti, e come è avvenuto appunto questo progetto pilota esperimento che poi ha portato a dire sì, questa soluzione mi va bene, la adotto. C'è il microfono spento. Mi sentite? Ok. Sì, la questione è in questi termini: sicuramente questo progetto pilota ha avuto un esito positivo per noi, e mi aggancio subito al discorso fatto prima da Matteo per quanto riguarda i colori. E non era semplice andare a dire ad uno schedulatore: guarda che tu mi devi tenere conto della resina di supporto e di un colore, quando sappiamo che il colore che cos'è, insomma, è un mistero, no? Alla fine abbiamo dovuto rappresentare i colori attraverso dei vettori, e qui è entrato in campo anche la conoscenza del nostro laboratorio, nello specifico nella persona del dottor Bossini Giuseppe, che ha ideato questo metodo e poi lo ha portato all'attenzione di GP Progetti, che lo ha inglobato nel suo schedulatore. Rappresentando poi i vettori, sono state calcolate le distanze minime tra tutti i vettori, e abbiamo ottenuto quello che potrebbe essere il percorso minimo, che a tutti gli effetti rappresenta la serie cromatica migliore. Quindi siamo sicuri che con tutti i parametri che noi inseriamo otteniamo, a livello di schedulazione colore, l'impostazione su ogni centro di lavoro che è ottimale per minimizzare tutto quello che può essere il costo di quella produzione. Indubbiamente abbiamo anche ottenuto un vantaggio a livello di raffigurazione grafica sul Gantt di informazioni fondamentali. Chi lavora sulla schedulazione vede direttamente sui blocchetti che compongono le sequenze degli ordini di produzione informazioni relative al food e non food, per esempio al fatto che ci sia all'interno di quella produzione la presenza di un additivo particolare per cui bisogna prestare una certa attenzione a quell'ordine di lavoro. Un'altra sicuramente importante conseguenza è stata quella della proposta automatica, come potete leggere, degli scenari di schedulazione. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che non abbiamo più ad oggi uno schedulatore che ci permette di dire ok, fammi la schedulazione tenendo presente il vincolo unico della data di consegna. Posso fare quella, ma posso integrare l'algoritmo della sequenza colori, barra resine, e quindi ottenere quello che è una schedulazione ottimale sicuramente per noi e per quello che può essere il piano che va a crearsi raccogliendo tutti gli ordini dei clienti. Il sistema ha ridotto sicuramente i tempi di quelle che erano le attività time consuming. Prima parlavamo del fatto che la stampa degli ordini di lavoro da schedulare doveva essere fatta più volte durante la giornata. Come il mio collega ha giustamente ricordato, alcuni prodotti devono essere conosciuti fino in fondo da chi fa la schedulazione, perché se io non conosco esattamente i contenuti della distinta base a livello di materie prime barra additivi, posso anche fare una schedulazione non corretta. Che cosa ne deriva? Ne deriva anche il fatto che a livello di diffusione di un know-how interno che abbiamo anche scoperto, perché spesso succede così quando c'è la digitalizzazione di alcuni processi, si scopre che questi processi a livello di cross reparto non sono così conosciuti, no? Cioè ognuno fa la sua parte, e quindi questi progetti servono anche per mettere l'azienda di fronte al riragionare i propri processi, cioè ripensare a come sta lavorando, pensare se sta lavorando nel metodo più corretto, nell'ottica del miglioramento dei processi. Sicuramente un altro punto a favore è quello della riduzione dei rischi. Se noi pensiamo che la distribuzione del know-how interno ha permesso la schedulazione anche
senza una persona che conosca tutto dalla A alla Z sul singolo prodotto, è chiaro che rischiamo ancora meno di prima di poter fare degli errori, perché tutte le variabili, dal food al non food, dalla resin al colore, vengono elaborate in maniera automatica dallo schedulatore. Quindi un lavoro fatto tra, in questo caso, i due database che sono lato GP Projecting, SQL Server, lato nostro, un Oracle, ci si è appoggiati a delle store procedure e a delle funzioni, quindi devo dire che la cosa viaggia anche in maniera molto spedita a livello di calcolo. E quindi la soluzione... Ah, prego, prego. Non ultimo, dicevo, si hanno anche risposte più rapide, come abbiamo indicato, nei confronti di chi fa delle richieste a produzione per eventuali urgenze, quindi non c'è da ripensare un intero piano di schedulazione per dare una risposta. Quindi mi sembra di capire che la soluzione che pian piano avete costruito è stata portata in modo trasversale da più attori, quindi non solo il GP, diciamo l'attore della metodologia informatica, di uno strumento che già era stato pensato in modo flessibile e funzionava già in modo consono, ma anche qualcuno oltre l'IT e oltre la pianificazione, quindi la funzione tecnologica, ha contribuito col proprio know-how per diciamo avere successo, che è un po' quello che dicevo prima. Quindi come è stato un momento, quello che dicevo di Officina Liberty, che è uno spazio fisico creato per fare queste cose, ma in realtà anche nel vostro progetto questo è avvenuto e ha dato successo. Quindi volevo chiedervi come è stato promosso il progetto di informatizzazione al vostro interno e come è stato anche accolto dalle persone. Tante volte magari c'è la famosa resistenza al cambiamento, magari qualcuno era diffidente, che obiezioni, che rumors c'erano all'inizio, magari facciamo un passo indietro rispetto al pilota, e come magari avete convinto qualcuno che non era tanto incline. Ma diciamo che in realtà su questo discorso della schedulazione non c'erano tante resistenze, nel senso che forse un fattore che non abbiamo valutato all'inizio, che ci ha spinti anche a fare una software selection e poi a selezionare GP progetti per questo specifico strumento, è anche stata la valutazione che oggigiorno sì, un ERP c'è in tante aziende, forse in tutte, però anche se parliamo di ERP di fascia molto alta, ci troviamo poi a ragionare con tutta una serie di problematiche, perché la schedulazione è troppo rigida, la schedulazione non permette di tenere in considerazione tante cose, e si è visto che ultimamente il mercato si sposta sempre di più verso attori di terze parti, diciamo, che sviluppano questi software ad hoc, cioè GP Progetti è una di queste realtà, come tante altre, che fa specificamente questo, cioè sviluppa un software che è dedicato a fare questa schedulazione e a fare tanto altro, qualità, come vedremo anche dopo. Quindi c'è stato all'inizio anche un moto dettato dal fatto che ci si rendeva conto che a livello di ERP forse non era il caso di insistere per gestire certe problematiche, perché all'orizzonte, insomma, cominciavano a vedersi dei prodotti molto specifici che facevano bene, anzi, in alcuni casi, molto bene questo specifico lavoro. E quindi avete condotto con cognizione e con metodo, che è così che i progetti, anche quelli facili, possono fallire se non sono condotti con un certo metodo. E volevo chiedere a Matteo, ma anche a voi, vi siete dati diciamo un prospetto, un limite di obiettivi da soddisfare per dire il pilota ha avuto successo e quindi possiamo passare all'estensione? Se sì, che cosa, che diciamo, che roadmap vi siete costruiti per dire poi alla fine del progetto sì, è andato bene oppure no, non è andato bene? Perché se uno si ferma a dire sì, devo schedulare, va bene, però non è abbastanza dettagliato, non è sufficiente. Quindi che regole vi siete dati? Allora, intervengo un attimo magari sull'argomento, nel senso che questa è una
delle caratteristiche che accomunano un po' tutti i nostri progetti, nel senso che per costruire un progetto poi funzionante e che dia risultati, come è stato il RIFRA, come dicevo precedentemente, sicuramente è importante la parte di disegno e di analisi che viene fatta. All'interno di questa analisi che noi di GP abbiamo individuato nel documento dei requisiti di progetto e delle attività che andiamo a gestire all'interno del nostro sistema, noi andiamo ad esplicitare e a condividere con il cliente quei punti salienti, diciamo, di progetto che poi a livello di prototipo possono essere analizzati e valutati. Quindi, per centrare l'obiettivo e avere un risultato che rispecchi le aspettative, sicuramente non basta dire ok, prendo uno strumento di schedulazione, inizio a inserire gli ordini, inizio a schedulare. Serve una metodologia, un disegno chiaro che noi andiamo sempre a fare insieme al cliente, quindi andando a prendere tutte le sue peculiarità e esigenze, disegnandole all'interno del software, condividendo con il cliente, quindi il progetto che abbiamo pensato, lo validiamo attraverso una prova operativa. E man mano poi, come poi vedremo, possiamo andare a implementare diverse funzionalità aggiuntive. Nel caso specifico di RIFRA, partendo per esempio dalla schedulazione e validando e avendo e validando i processi e validando i risultati ottenuti, si è poi deciso di andare ad implementare un'altra serie di cose che abbiamo agganciato, diciamo, a questa funzionalità. Però ecco, la cosa importante è fare correttamente il disegno iniziale e mettere tutte le carte fin da subito sul tavolo. Diceva prima Alberto Cervati, appunto, che loro avevano sentito questa esigenza e questo li ha portati ad avere le idee chiare in merito, e abbiamo condiviso fino agli ultimi sviluppi, che è stato appunto l'inserimento anche di questo algoritmo automatico sulle loro esigenze. È stato appunto un disegno comune che abbiamo portato e disegnato. Questo è stato condiviso dall'inizio, immagino. È una condivisione che viene fatta di obiettivi, sì, è una condivisione che viene fatta di obiettivi fin dall'inizio. Nel caso di IFRA, poi lascio la parola a Alberto che può testimoniare in prima persona questa cosa, ma in generale, comunque nei progetti, possiamo anche dire che poi un po' l'appetito viene mangiando, per cui si è ottimizzato il piano di produzione, si sono ottimizzati alcuni processi, di conseguenza, diciamo, i mondi correlati all'interno dell'azienda sono stati uniti all'interno di questo progetto. Assolutamente sì, anche perché teniamo conto che all'inizio la schedulazione per colori non era il nostro principale punto d'arrivo, lo è diventato un po' alla volta perché ci siamo, per questo esempio, appoggiati all'inizio semplicemente all'attribuire agli ordini di lavoro per la colorazione la terna classica RGB. Dopodiché ci siamo resi conto che l'RGB in sé non è assolutamente di aiuto per poter creare una sequenza che possa tener conto sì del colore, ma che possa tener conto anche della sfumatura del colore. È per questo che poi, assieme a GP Progetti e al nostro laboratorio, abbiamo iniziato il cammino all'interno di quel percorso che ci ha portato verso la gestione di un colore rappresentandolo come un vettore, quindi un qualcosa che ci desse tridimensionalmente l'immagine di un colore e di conseguenza la possibilità comunque di ordinare dal più chiaro al più scuro, da un colore all'altro. Cosa che non potevamo fare all'inizio, quindi come diceva Matteo, sì è vero, magari a volte l'inizio di un progetto condivide alcune cose, poi l'appetito viene mangiando, si inseriscono altre esigenze, altre funzionalità che non si erano pensate prima. Questo può essere anche il bello di un progetto, nel senso che può essere semplicemente visto come indice del dialogo tra un fornitore e un cliente. Per noi è stato così, quindi le cose che sono emerse nel percorso sono anche poi state ragionate, studiate assieme, implementate assieme. Quindi avete fatto in buona sostanza una ricerca e sviluppo congiunta, non che sia cambiato il Esatto. processo di produzione perché non è attivo, però si è scoperto, appunto, questo lo imparo anch'io adesso, che l'RGB non è sufficiente perché ci sono le sfumature e prima non lo sapevo. E allora si Sì. scopre e si matura know-how e quindi in questi progetti, per quello noi lo diciamo sempre, si cresce perché
pur nell'incertezza di un progetto di innovazione, l'incertezza, quindi la mancanza di sicurezza di raggiungere il risultato è una cosa connaturata all'innovazione, quindi e magari un risultato stesso è dire questa cosa non si può fare in questo modo. Quindi in realtà Mari, ciò che si nasconde dietro un fallimento in realtà è un successo. Ho capito che quella è la strada sbagliata, però adesso lo so e allora devio e correggo in funzione appunto di risultati che ho e vado avanti, ma l'importante, tengo io a precisarlo, è comunque sempre seguire un metodo. Dopo l'esperimento fallisce o non ci si aspetta, però anche questo non è necessariamente da leggere come un fallimento, ma come un incremento di conoscenza. Quindi la vostra azienda, Rifra e anche GP Progetti adesso sanno una cosa in più che prima non si sapeva. Sì, sì, assolutamente. Volevo chiedere a Riccardo Salamina, quindi possiamo dire che il problema di pianificazione è risolto, quindi come diceva quell'attore nel film di Quentin Tarantino, Vincent, siamo contenti. Quindi siamo contenti, si può dire. Sì, sì, diciamo che ad oggi il primo step di questo progetto, che era quella di andare ad efficientare tutte le operazioni di schedulazione, sono andate a buon termine. Adesso stiamo pensando, come giustamente diceva prima sia Matteo e Alberto, di prendere questa buona schedulazione che il nostro schedulatore oggi dà come output e rendere questa informazione fruibile per altri dipartimenti. Ad esempio, ad oggi stiamo portando avanti sempre con GP il progetto sulla qualità. Questo cosa comporta? Che oggi la qualità, avendo visibilità sulla nostra schedulazione, e prima non l'aveva, ha la possibilità, il dipartimento collaudi, ha la possibilità di organizzare il lavoro al proprio interno in maniera molto più efficiente, perché ha la possibilità di vedere la schedulazione linea per linea. E quindi, tornando a quello che dicevo prima, siccome ogni prodotto che noi andiamo poi a produrre, soprattutto quelli customizzati, hanno una serie di prove specifiche, il laboratorio oggi con una schedulazione ha la possibilità di fare davvero un efficientamento delle operazioni, anche per loro della capacità macchina che hanno le presse, perché poi noi, il nostro materiale deve essere stampato per poi essere provato. E quindi tutto questo sta portando dell'efficientamento anche nel dipartimento collaudi. Quindi sì, è andato sicuramente a buon fine e sinceramente non lo vedo finito, ecco, proprio per il fatto che può diventare davvero il cuore, lo schedulatore può diventare davvero il cuore adesso per altre situazioni che prima per Rifra erano di difficile diciamo gestione, di difficile gestione, proprio perché il passaggio delle informazioni non era corretto, cosa che oggi con questo tipo di schedulazione riusciamo a fare, ecco. È vero, come diceva quel maestro della Lean tanto famoso, avere problemi è il principale dei problemi. Quindi, avendo risolto un problema che era noto, sono emersi degli altri e viene voglia, sì, di risolverli, e questo implica un progresso nell'azienda. Quindi vuol dire che ovviamente adesso c'è un Gantt condiviso e questo detta il ritmo un po' per tutti. Esatto. Quindi, anche come classicamente avviene per il commerciale, si sa cosa succederà nei prossimi n giorni, settimana, più si va avanti più ovviamente le cose sono incerte, però almeno non ci si deve trovare la macchinetta del caffè per dire cosa fare domani, quali sono i problemi. E quindi anche penso che nel prossimo futuro funzioni molto vicine alla produzione tipo manutenzione saranno quantomeno agevolate e facilitate a svolgere il proprio compito. Quindi l'avete detto voi, l'appetito è venuto mangiando e ce n'è ancora. Allora, quindi, visto che c'è ancora appetito, cosa pensate di fare, diciamo, nel prossimo futuro, nei prossimi mesi, o ci sono magari già progetti da lanciare nel prossimo anno con GP, o che magari il progetto con GP ha sbloccato e vi ha aperto la strada?
Sì, sicuramente il prossimo step adesso sarà quello di concludere questa parte di qualità con il laboratorio e con il dipartimento qualità. Dal punto di vista produttivo, vedo come prossimo step il fatto che vorremmo e faremo un progetto pilota di MES su due linee, produttive. Abbiamo già iniziato questo tipo di progetto, abbiamo già iniziato ad installare i pannelli di controllo sempre forniti da GP e il prossimo step sarà proprio quello, riuscire a mettere queste due linee in MES per riuscire poi ad avere delle informazioni, anche in questo caso, che viaggeranno direttamente dalla linea al laboratorio per capire quando la linea sarà pronta per il collaudo, per avere ovviamente una rilevazione a tempi di tutto il nostro processo in maniera più, diciamo, precisa e a quel punto anche di avere la possibilità di trasferire direttamente quegli ordini che oggi noi dobbiamo ancora, diciamo, portare sulla linea direttamente, dallo schedulatore, avere il piano direttamente sulla linea. Questo è quello che vedo io. La prossima parte che dal punto di vista produttivo porteremo avanti, ecco, questo progetto pilota su queste due linee. Matteo, vuoi aggiungere qualcosa? Ha detto bene Riccardo di quello che appunto andremo a fare. Il punto di arrivo sarà poi sicuramente anche un lavoro poi sull'analisi dei dati di produzione, ma ecco, la cosa importante è risottolineare che tutte queste operazioni fanno parte di un disegno e di un progetto, per cui è proprio, dicevi tu prima, Andrea, un Gantt, che noi abbiamo costruito, un Gantt di progetto che abbiamo costruito e che vede quindi diversi passaggi in sequenza tra di loro, ma programmati e ben studiati e mai lasciati al caso, mai casuali, insomma. Per cui stiamo costruendo mattone dopo mattone questa digitalizzazione dei processi. Grazie comunque alla sinergia, nel senso che il solo software o la sola conoscenza dell'azienda non possono arrivare al risultato se non c'è appunto una sinergia e una condivisione di visione e di prospettive, insomma, e anche di modalità di lavoro. Ecco, io avevo ancora un'altra curiosità per tutti, visto che sto guardando adesso l'orologio, ma non poteva che essere così, siamo perfettamente nei tempi o comunque in tolleranza, quindi ci eravamo dati l'obiettivo di un'ora e l'abbiamo da poco passata. Volevo un attimo alzare di livello della discussione con una domanda molto semplice, una curiosità più che altro, più che domanda, che pare, perché magari la gente pensa che la pianificazione è per i tecnici o per i tecnologi. E voi ci avete dato ampia dimostrazione dove la funzione tecnica, il vostro collega del laboratorio, ha dato l'input, diciamo così, tecnologico che poi è stato recepito da una materia che è più gestionale, che è la pianificazione. Quindi non è solo per i tecnici, che si fa questo progetto. La mia curiosità è questa. Quindi adesso avete acquisito anche un vantaggio. Questa cosa si tradurrà secondo voi, o magari si è già tradotta, in un modello di business più evoluto, diverso? Quantomeno io sospetto che la modalità di competizione rispetto al passato sia diversa, però tante volte uno fa l'innovazione, si trova poi più maturo, più potente dal punto di vista delle conoscenze, allora può far evolvere l'azienda nel più ampio senso del termine, quindi non solo la funzione che va a schedulare da nerd, se volete. A me piace molto la pianificazione, però devi essere anche un po' nerd se ti piace stare tutto il giorno o buona parte della giornata su un Gantt che comunque si compone in automatico, come ci siamo detti, però dal punto di vista imprenditoriale, dove si colloca di solito la decisione a procedere in questo senso. Appunto, ripeto la curiosità, vi ha fatto evolvere anche su come siete posizionati sul mercato o lo farà a breve? Questa è una domanda un po' difficile, insomma, per me e per Riccardo. Forse Ma infatti ho detto non è una domanda, è una però curiosità. effettivamente,
insomma, facendo un riassunto di quello che ci siamo detti, è fuori di dubbio che l'azienda nel suo complesso è maturata e ha raggiunto delle posizioni di approccio anche al lavoro diverse da prima. Questo fa parte di quello che dicevamo un po' a metà di questo webinar, cioè il fatto che dei progetti che coinvolgono all'inizio magari un solo settore specifico dell'azienda, poi piano piano coinvolgono gli altri. Questo fa sì che le persone si sentano più coinvolte all'interno di un progetto, quindi non semplicemente nel lavoro quotidiano. Le persone iniziano a dare qualcosa di più della loro conoscenza, tutto finisce sul tavolo e tutto diventa conoscenza condivisa per l'azienda. Sì, indubbiamente questo ha portato anche un qualcosa che potremmo ribaltare o porterà sicuramente, come dice Riccardo, qualcosa che potremmo ribaltare anche sul mercato. Indubbiamente poi quello che è l'approccio di Rifra verso il mercato teneva conto prima e dovrà tenere conto poi delle caratteristiche di quello che Rifra stessa può proporre. Il fatto di poter ragionare su questa tipologia di proposta è sicuramente di per sé un vantaggio competitivo, perché no? Bene, allora grazie. Direi che possiamo lasciare spazio a qualche domanda, quindi invito chi ci sta ascoltando o a prendere parola o a scrivere la domanda in chat, poi penso io a girarla ai nostri ospiti. E questo è il classico momento della rottura del ghiaccio, che è sempre difficile. E quindi dai, vediamo se ce la facciamo. Ecco, è arrivata una domanda, me l'aspettavo infatti perché non l'abbiamo detto. La dico in modo come è stata detta, in modo molto diretto, ma quanto è durato il progetto e quanto è costato? Quanto è durato? Penso lo possiamo dire, quanto è Ah, costato, sì, magari costi. dopo facciamolo capire tanto poco. Anche magari aggiungo, integro io la domanda, magari non in euro, ma anche in sudore della fronte. Beh, diciamo che il progetto è iniziato, se non sbaglio, 2 anni fa, una cosa di questo tipo, 2 anni e mezzo fa. Teniamo presente una cosa, che all'inizio ci si era quasi fermati ad una schedulazione quasi standard, cioè noi non chiedevamo di più allo strumento. Poi, sempre per il discorso accennato prima, l'appetito viene mangiando, abbiamo cominciato anche a capire che probabilmente avevamo delle informazioni all'interno dei nostri database che non erano così sfruttate. E allora abbiamo detto, beh, stiamo digitalizzando, cominciamo anche a capire fino a che punto possiamo sfruttare meglio queste informazioni, no? Cioè, se gestirle ha un costo, beh, valutiamo allora in maniera realistica se questo costo è sopportabile per il valore aggiunto che ci potrebbe dare. E allora si è partiti. In realtà, se noi ragioniamo sulla schedulazione a colori, quindi prendiamo in considerazione l'algoritmo che esplode la sequenza colori nella forma della misura sui vettori, il progetto non è durato tantissimo, è una cosa degli ultimi tempi e è nata, si è sviluppata, ha portato conoscenza ad entrambi, penso, le realtà, e si è conclusa. Devo dire che la cosa che forse è stata la più fondamentale a livello di prodotto schedulatore è quella dei colori e, ripeto, è nata e si è conclusa nel giro di brevissimo. Il resto è stato un tempo nel quale noi abbiamo utilizzato lo schedulatore, ne eravamo contenti perché ci aiutava e un po' alla volta, ripeto, abbiamo capito che probabilmente tante informazioni che avevamo sparse qua e là ci sarebbero state utili se convogliate in maniera automatica in un punto in cui una macchina le avrebbe elaborate per noi, secondo le nostre logiche. Quindi vi eravate dati qualche mese di obiettivo, in un paio d'anni avete fatto tutto questo, grosso modo, Sì, per dare, cioè, facendo cose nuove. Quindi non vorrei che passasse il messaggio: mi hanno impiegato 2 anni a mettere in piedi uno schedulatore. no, assolutamente Lo no. so Abbiamo perché. impiegato 2 anni nel corso dei quali abbiamo messo in piedi lo schedulatore che faceva quello che doveva fare. Dopodiché, ripeto, usalo un giorno, usalo l'altro giorno, abbiamo cominciato a capire che alcune informazioni nascoste, forse se gestite nella maniera più appropriata, ci avrebbero dato una grossa mano. E allora siamo partiti con il discorso colori. Ma è una cosa Ok. degli ultimi tempi. E la seconda sfumatura, quindi quanto è costato?
Scegliete voi che unità di misura dire, va bene anche tanto poco, è scostato il giusto. Ma allora, il costo secondo me è Secondo me è una sempre domanda relativo. tendenziosa, perché secondo me, poi le do la parola per rispondere. Quindi dico alla persona che ha posto questa domanda, che è una domanda tendenziosa quasi del giornalista che è lì a farti il trabocchetto, perché le cose non costano. Io direi quanto è valso, quanto è stato il valore. Poi magari, Sì, ovviamente, diciamo se il che valore è dato anche in base al il costo. costo può essere tanto o poco a seconda delle aspettative che uno ha nei confronti del progetto. Nel nostro caso il progetto è partito, si è concluso in una sua prima fase, ripeto, di gestione standard della questione e andava bene così, poi si è inserita una seconda fase che ci ha interessati tantissimo e che, ripeto, nel giro di poco ha visto la conclusione, quindi ad oggi è assolutamente operativa. Il costo è, secondo me, valeva la pena. Poi non parliamo in soldoni perché non mi sembra corretto, insomma, non è la sede forse giusta, però ecco, il costo è assolutamente valso per quello che è stato il risultato finale. L'investimento è ritornato. Sì. Bene. Qui c'è una domanda tecnica, io non saprei cosa rispondere. Si chiede, una persona chiede se avete coinvolto particolari tecnologie tipo IoT per ricavare dei dati dal campo che alimentano lo schedulatore e Sì. se lo strumento funziona in cloud. E se avete dovuto magari fare degli investimenti, diciamo, aggiuntivi, non specificamente di progetto, per implementare lo strumento. Una domanda un po' tecnica, però ci sta bene. Allora, questo aspetto è uno degli aspetti che noi andremo a gestire nell'immediato futuro, cioè abbiamo già, come diceva mio collega Riccardo, messo le postazioni per il MES, per la presa al campo dei dati. E questa cosa inizierà in maniera, diciamo, manuale, cioè con l'operatore che sul proprio pannello dichiarerà l'inizio del setup, la fine del setup, l'inizio produzione, i vari tempi morti, i fermi in attesa collaudo piuttosto che fermi macchina. Ma ci fermiamo a questo. Quindi cominciamo ad avere in automatico dal campo dei dati che comunque ci daranno la possibilità di avere in maniera precisa i tempi. Ad oggi l'operatore deve dichiarare in una maschera del gestionale l'inizio, la fine, come data e ora, però sappiamo benissimo che ci sta un grado di libertà tale per cui l'errore può essere a volte anche di un certo livello. Per quanto riguarda invece la domanda sull'IoT, noi siamo già entrati in questo campo perché abbiamo fatto la certificazione di un paio di estrusori ai fini dell'industria 4.0 e quindi qui ci siamo interfacciati per ora in una maniera diversa, cioè ci siamo collegati sviluppando internamente noi in C Sharp alla fine dei software che si sono connessi attraverso OPC server ai PLC delle macchine per mandare i dati su un database condiviso. Quindi non abbiamo scritto nulla nei set point della macchina, ma ci siamo limitati a mandare dati che poi compaiono lato interfaccia operatore vicino all'estrusore, quindi i prodotti, chi li da produrre, le note specifiche, la distinta base e altri dati fondamentali. Poi a livello di sempre Industria 4.0, chiaramente avevamo estrusori, o meglio, macchinari composti da più pezzi, quindi l'estrusore comprensivo del taglio in testa. Qui c'è una connessione di tipo Profinet, ma è una questione che hanno gestito i produttori della macchina. Noi ci siamo interfacciati con degli apparati Ewon, gestendo poi il PLC, in questo caso Siemens, sulla nostra rete interna per quello che ci serviva, l'interfacciamento a livello di OPC server. Probabilmente in un futuro andremo anche a prendere dei dati direttamente derivanti dal PLC, perché no? Magari sì, visto che è un po' il leitmotiv di oggi, di questa cosa dell'appetito, non è ancora ora di cena, però almeno dell'aperitivo sì, avendo risolto fabbisogni primari, precedenti, in modo brillante e soddisfacente, mi ricollego a quello che dicevo prima, non avere problemi è il più grande dei problemi e se uno ha tempo di risolverli ci si diverte anche sopra, il tempo che tra l'altro vi salva l'automazione perché il software serve anche a questo, a risparmiare tempo.
lo potrete dedicare in progetti, credo io, dal discorso che ho appena sentito, per imparare ancora di più sul vostro sistema di produzione, le famose correlazioni, il machine learning, che magari non hanno tanto a che vedere con il discorso di schedulazione, ma che può essere l'ultima frontiera. I fabbisogni si soddisfano in una gerarchia, quindi se i fabbisogni primari sono soddisfatti, si può dedicare tempo a fare altro. Mi sembra che un po' state andando in questa direzione. Quindi è molto bello avere un'azienda nostra bresciana, siamo di noi, è uno di noi che dice: ho già intrapreso, quindi non solo digitalizzare è importante, ma ne ho avuto beneficio, mi viene voglia di fare di più, perché alla fine rende, alla fine serve. Assolutamente, lo dicono su LinkedIn. La persona, se non sbaglio, aveva chiesto qualcosa in merito al cloud, ecco, non so cosa intendesse, se la soluzione va in cloud. O se si riferisse al fatto di dati provenienti dal campo il PLC. Nel secondo caso, onestamente, la vedo un pochino più dura, perché buttare dei dati che sono i temporali PLC in cloud, non lo so, mi viene più da pensare che ci sia una sincronizzazione. Sì, io penso, interpreto la domanda, che fosse più legata forse allo strumento DGP, se gira in cloud o gira in locale. Quindi, sì, l'applicativo, intervengo io magari su questo aspetto. E diciamo che allora l'applicativo è un applicativo client server, dopodiché comunque siamo in grado di adattarci all'infrastruttura che ha già il cliente, per cui chi ha già i propri server in cloud, noi adattiamo appunto la nostra soluzione all'infrastruttura presente, però l'applicazione è un'applicazione client server. Ok, grazie. Se c'è qualche altra domanda, vedo che i partecipanti, c'è il calo di fine webinar, stanno calando pian pianino, siamo anche comunque nei tempi, quindi aspetterei ancora qualche secondo se arriva qualche altra domanda, qualche intervento. E intanto vi ricordo, Mari, vesto io anche questo ruolo, vi trovate in chat un questionario di soddisfazione, che è molto breve, costa pochi secondi, che per noi è molto importante per valutare il ritorno di la soddisfazione che avete avuto in questo tipo di seminario. Quindi invito chi si è collegato a compilarlo, davvero costa poco. Tanto non vi spammiamo, non è che vi mettiamo nelle nostre liste, vi mandiamo 3.000 al giorno. E comunque, portando avanti, credendo in questi principi, quindi anche su noi stessi li adottiamo, ci interessa capire la vostra opinione, che sono dei punteggi. Più c'è anche una domanda di approfondimento, quindi se poi siete interessati a qualche tema o volete entrare in Officina Liberty o senza impegno, volete venire in contatto con questa dimensione che per noi è propria, appunto, dell'innovazione, o venirci a trovare o invitarci presso le vostre realtà. Non è detto che poi fra qualche mese uno di voi sia ospite, quindi sia al posto di Rifra a raccontare la sua esperienza, ci fa molto piacere. Ecco, mi sa che domande non ne arrivano più. Ringrazio i nostri ospiti. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie a tutti. E anche GP Progetti, di Far Master Batches, del tempo che ci hanno dedicato, e speriamo di aver contribuito in questa oretta a aver dato dei messaggi importanti che magari nel weekend, visto che ormai siamo proiettati e venerdì sera, a far girare un po' le rotelline sabato e domenica a pensare a questo tipo di progetti. Grazie ancora, buona serata a tutti. Allora. Grazie, buona serata. Salve, buona serata. Buona serata a tutti. Arrivederci.